Luca, sei il protettore della ciabatta, ok? Devi proteggere la ciabatta. Paranta, paranta. Tanta, tanta, tanta. Ma stai già registrando? Sì. Registriamo da Modena. C'è Luca alla porta, mettiti pure in un angolo. Quello che state ascoltando è in diretta dal play di Modena. Voi ci state ascoltando in podcast, ma noi siamo live dal play di Modena. Siamo anche in video. Salutiamo gli amici del play di Modena. È la volta quando dove mi guardate di profilo. Adesso capisco come si sente una donnina di Amsterdam. In vetrina. Ma voi sono delle radio famose che stanno. Sì, esatto. Abbiamo tutti gli attentori. Salutiamo tutti quelli che sono salutati passati e salutarci, sì. O anche salutati a passarci, sì. Ringraziamo Andrea che ci ha Andrea rossa, bravissime per la scatola rossa di D&D. Uno che fa i tornei di scatola rossa di D&D ci ha portato le avventure dei tornei. Dei tornei. Addirittura stavo per dire, se ci state ascoltando e volete passare di qua, ammazza, un po' difficile. Cioè, in realtà non è detto, perché se ci stanno ascoltando sabato sera, se riuscite a caricare il podcast in tempo, potete passare domenica. Passare domenica a vedere Koboldi. Assolutamente possibile. Koboldi, puntata durante la quale verrà presentato il vincitore del concorso. Già lo salato, scusate, il video va. Sì. Sì. Se voi non la vedete in diretta, oh, no, la vedono su Twitter, la vedono su Twitter perché abbiamo messo la foto stamattina. C'è la maglietta con Jelly di narrativa e ringraziamo per averci stampato le magliette e mi aver messo in palio i manuali che qualcuno di voi vincerà domani. Si scoprirà domani, domenica. Ma oggi in realtà per chi si ascolta, si ascolta il podcast la seconda. Alle ore 14. Durante la puntata di YouTube. Twitteremo, scriveremo chi. Sì, sì, direttamente. Avremo anche ospite direttamente Michele Jelly che ci aiuterà nel premiare, nel se premiare qualcuno di voi. E narrativa che collabora con noi e che è qua al Play di Modena a presentare tre nuovi prodotti direttamente freschi dal panorama, esatto, dalle scuderie. Il cancio di narrativa, scusate, ma è una figata la gente. Bellissimo. Abbiamo i giochi d'amore. Che sono quasi una trasmissione seria. Quasi. Sì, quasi. Giochi d'amore? Giochi d'amore sono tre giochi. D'amore. Fatti in edizione speciale per il Play di Modena. Lanciano il Rimini Escape, che è qua davanti a noi, che è proprio qua davanti a noi, sì. Che noi abbiamo detto, la stanza chiusa dove ti prendono, ti chiudono dentro, tu devi risolvere delle cose per uscire. Manto Vanelli, che non era con noi perché era in viaggio, mi ha detto, non lasciamoli dentro, non uscirà mai più a uscire. No, ci sarà capito, io adesso buttarmi contro la vetrina. Esatto. Ci sarà la gente in coda, tipo, ma sono tre giorni che c'è un tizio chiuso là dentro. E qua è in prova, mentre sarà a Rimini dal 1° di maggio, chiunque potrà entrare a provarla a vedere se riuscirà a uscire da questa stanza. È previsto, se siete così carichi da farlo da soli, veramente complimenti, però andate con un gruppo di amici e provate a risolvere i problemi. Esatto, tanto vuoi, poi escono con l'anteprima di Dilemma, che sarà un gioco particolare, Power by Apocalypse, molto italiano, importante, italiano, tre autori italiani. Che sono della comunità dei giochi italiani che hanno ottenuto questa collaborazione anche loro con narrativa per riuscire a fare stampare il loro gioco. Ok. Detto questo, noi oggi invece non giochiamo ancora ad Underworld, ma giochiamo a Dungeons and Dragons, che l'ultima puntata è finita proprio su Cliffhanger, classico della prima, classico della prima stagione di Fumble, e anche da Cavaliere dello Zodiaco, e dato che Simone non c'era, fa lui il resto. Ok, perfetto. E è stato incredibile in quanto dopo 80 puntate che abbiamo fatto per riuscire a fare 20 metri nel... su era la prima stagione, che 13 puntate una settimana, poi 14 puntate 2 ore. Esatto. Dopo una settimana di viaggio in gioco, ma in realtà siamo arrivati direttamente, abbiamo rimesso piede a Meguri. Finalmente la città dei palazzi straordinariamente strana. In quanto. Ma strana, a me piaceva. No, chissà strana, come strana. Mai, chissà come era, mai. Era figa, ma era strana. Città praticamente strana in quanto era cessata l'esistenza del denaro. Il vil denaro non faceva più parte dell'uso quotidiano degli abitanti di città. Grazie all'imperatore. Mentre perché l'imperatore
liberatore che sto facendo il simbolo del falso imperatore. No, stavolta è letteralmente falso. Io sono andato incontro alle esigenze di Simone che voleva il falso imperatore e gli ho dato il falso imperatore. Okay. In quanto abbiamo incontrato nel paese una simpatica vecchietta. Il falso imperatore. No, per ora non è il vero falso imperatore. Abbiamo incontrato una simpatica vecchina che ci ha narrato appunto questa vecchina. Era una signora. L'ho ascoltato stamattina dalle 5 alle 8. La so, stavolta. È l'unica volta che mi dico. Una vita alla lavagna. Anche perché ha finito di ascoltarla stamattina. Esatto. Dopodiché abbiamo incontrato un membro della vecchia equipaggio di Silk. Ah, vecchio in tutti i sensi. Vecchio in tutti, ma non in tutti. In alcune cose era molto molto giovanile, in quanto era capace di prestazioni straordinarie fin da giovane e poi anche da anziano, grazie del polverine azzurro. Serve a talco, ma serve a darti energia fornite da Oswald Kerr. Esatto. Anche quello addirittura fornito gratuitamente. Esatto. Poi dopo che arrivi al momento blu devo fare un momento blu. In tutto ciò c'è un povero. Un povero elfo trasformato in mezzo elfo, mezzo dragon ball. Anche noto come Isael, che purtroppo era stato catatonico e sta patendo molto. C'era un motivo. Non hai mai dormito più di 4 ore nella tua vita e non era sonno, era trans. 4 ore in tutto. E ti sei trovato a dover dormire. Non avevi recuperato. Per una settimana sei andato avanti. Ma no, erano solo 4 ore. Che cazzo, la deprivazione del sonno non fa bene. E abbiamo incontrato appunto il membro della ciurma che ci ha narrato di Silk, ex ciurma di Silk. Ok? La cosa più importante è che a un certo momento è stato tutto un sommovimento di truppe, in quanto mentre ci siamo recati tutti voi tranne Isel al Tempio della Memoria, dove abbiamo incontrato forse uno dei più grandi personaggi della stagione, Grifolk, che era rincoglionito con una zappa. Giustamente il sommo chiedo della memoria, il cui scopo è che aveva creato appunto, sì, perché si è scoperto aver più di 200 anni e io mi è diventato praticamente uno dei più alti grado passandogli l'asciugamano del bidet, con queste piccole cose. Ma non tornano dei conti perché lui si ricorda di aver visto da bambino. Esatto. Sì, c'è qualcosa che non funziona. E chissà. Dopo un fumble per cui non si ricorda mai niente. Potrebbe essere un plot point questo. E una roba del master, semplicemente. Tutto a un tratto, grazie a un plot point, sono entrati da una parte dei schiavetti che hanno detto, dei servitori, si stava un plot point a catena, sì, esatto. Che hanno detto, è arrivato l'orologio, dall'altra parte, l'hanno trovato, che era riferito invece al buon Kulbalakru. Su un movimento di truppe, abbiamo scoperto che in realtà chi veramente tiene le fila del potere non è... Oswulf, in quanto grazie a un lato plot point, a due plot point anche ricombinati, ho scoperto che quello che con noi... Grazie a Claudio che ha messo l'incantesimo, esatto, che toglieva le mani. Rasengan elettrico... E qui vorrei fare la mia annotazione, è molto in carattere questa cosa per Atmos, perché Atmos lui voleva forgiare l'eroe, non avrebbe usato il suo nome. Quindi il fatto che si spacci quella cosa, tutto perfetto. Guarda, c'è una motivazione dietro tutto ciò. Ok, la scopriremo. E già c'entra il forgero. Esatto. Infatti quando sto cominciando a descriverlo io sto per mettermi a ridere perché ne ho parlato ieri con il mio telefono. No, perché io ho notato questa cosa quando ho detto che in realtà è Atmos che ha preso il posto di Oswulf e era perfetto. Magari sarebbe più perfetto se in realtà non è neanche lui, sta dietro e ha messo un tizio a cazzo. Con la... Guarda che stai descrivendo la trama di Iron Man 2. Esatto. Fermati prima perché... Quali Iron Man? Non esiste questa Iron Man. Solo prima. No, è la caccia. È Iron Man, è Tony Stark, è Evo e tutte le avventure. Ah, ok. E abbiamo scoperto che l'imperatore in realtà non è l'imperatore, ma è un vero falso imperatore, in quanto l'imperatore vero è con noi. E gli è stato cancellato, la memoria è stata cancellata. L'imperatore è con noi. O almeno lui è convinto di essere. E ha convinto anche voi, nel senso, fino adesso ha convinto anche voi. Sì, molto convinto. Sì.
E in tutto ciò, movimenti di truppe, perché arrivando l'orologio, il vero falso imperatore guidato da Arknos si vuole impossessarsi dell'orologio, non si sa per quale motivo, forse si vuole impossessare anche di Thubal, perché c'è anche Thubal. A un certo punto c'è stato... Lì non sappiamo che succede, il casino. Esatto, è casino. Nave volante! È arrivata una nave volante con Arknos alla guida? No, c'era la guida qualcheduno. Che ha iniziato a sparare... Che ha iniziato a sparare a voi che beatamente state disquisendo a mezz'aria su quello che c'era. E avete saltato la nave e nel momento in cui dall'assalto lui ha girato il cannone pronto per far saltare l'albero maestro, e perciò si vedrà se salterà l'albero maestro o meno. Lui l'aveva girato per non colpire l'albero maestro, ha colpito l'albero maestro. Rufus, scusa, no, adesso mettiamo i puntini sulle O, perché qua è importante. Hai chiesto, dove c'è più gente di tutti, e lui mi ha detto indo per l'albero maestro. Non è colpa mia se ci ho sparato, io l'ho mirato. No, tu mi hai anche detto, riesco a non prendere l'albero maestro, io ti ho detto sì, poi hai tirato due col dado e hai preso l'albero maestro. Perciò non è. Di conseguenza è 50. Nel frattempo Rufus, che voleva non sa provare che cosa col buon Isael, gli ha fatto sniffare della polverina azzurra, e che si è... fa un effetto un po' strano, è partito a coda dritta, e vola grazie ai suoi stivali a coda dritta, pronto per gettarsi. Non si sa dove stia andando. Esatto, è vero, perché ha usato il timone. Sì, esatto. No, in realtà è fatto proprio, esatto, è di sicuro uscito dalla casa sfondando il tetto. E che è una rara variante, si chiama Cafferana. E here we are, e siamo lì. Io ho un problema proprio pratico. Non ho quanti lacchi e incantesimi usato, facciamo a metà, tipo mezzo. Allora, lui ha usato tre lacchi. Due. Tre lacchi. Tre. Sì. Lui ha usato due lacchi. Due lacchi. Incantesimi mi pare che tu abbia usato due lacchi. Uno secondo. No, non lo so, però sei parte. Facci fatti tuoi. Se si dimentica Claudio, in realtà. Esatto. Aveva secondo il corteo da Elio. Da chi? Ah già. Simone, guarda, devi guardare metà dopo. No, perché siamo in 23, e passano il cosplay. E qua c'è la metallo. Sarà metallissimo. E ho anche la felpa per il metallo, che la spoggerò domani la felpa. Ora facciamo vedere. Va bene, Claudio, dici cosa... Siamo su Isael. Passiamo a Isael, un secondo che ha saltato tutto l'entrata. Ok, io sono in botta, sono uscito sfondando il tetto. E arrivo nel cielo, com'è il cielo? Cosa vedo? Il cielo è abbastanza ormai coperto da fumo, perché vedi che in lontananza c'è una nave che sta iniziando a bruciare. Sono esplose delle cose a metà... Questioni di odio. E insomma, sembra che stia succedendo qualcosa, ma non vedi niente di specifico. Però il core, cioè da quello che vedo, il casino, il cuore del casino, è la collina dove c'è la nave. E vado là, ho voglia di menare, vado in rage. L'effetto è rage, secondo me, automatico, prendendo la polverina, se d'accordo. Perché l'unica cosa che vede svettare è l'albero maestro con l'insegna dell'imperatore che sta crollando. Questo è quello che vedo, perché nonostante sia una Modena, io devo fare il puntiglioso e la per dirti a te. La rage, se tu non attacchi, non vieni colpito, ti devo morire. È narrativo. È da Cafferano e continua. Mi date anche il manuale dei mostri? Sì, non ce l'abbiamo. Non ce l'ho portato io. Non ce l'abbiamo, l'abbiamo perso. Esatto. È in quel mappa. Abbiamo solo quello di livelli infimi. Incontro il comodo dopo. Vado a chiedere a qualcuno. Cosa c'è di più in cima dei coboldi? Niente. No, in realtà no, in di base il coboldo è proprio no, zero. Ci sono i... ma che si chiamano? Sì, ma da canon serio sono i coboldi. È da canon serio? La carne da cannone. Coboldi erano una grande sfida di comune 40. Era una nella terza tu per l'ottava. Un quarto i goblin. No, qua nella quinta di terra sono molto forti. I goblin secondo me sono più deboli. Ma comunque. Ma sì, noi nella nostra ambientazione sono i più forti del mondo. Esatto.
sono leggendari. Corri verso il ragazzo laggiù. Voli verso la tua idea. Corri il ragazzo laggiù. Secondo me. Cioè, tu domani ti metti lì stai nella nostra dimensione, non in quella che passa domani, soprattutto perché domani è il master, se ogni 5 minuti si perde via. Guarda, c'è Ciubecca, portiamolo dentro. Si apre un varco dimensionale ed entra un tizio peloso molto grosso. Ma poi soprattutto domani mi sei certificato di questo. Simone è girato e bendato. Allora domani chiediamo se possiamo farlo dalla cosa del Rimini Escape, che è chiusa completamente. Allora compriamo uno di quei parocchi da cavalli per la maschera di anche a rischio metallo. Allora, cosa avete? Vola, voli verso la nave volante e in lontananza vedi che qualcuno sta combattendo sul ponte della nave. Intanto passiamo. Ok. Vola, Isan laggiù. Io ero ancora in volo. L'iniziativa era. L'iniziativa era per quei tre e poi gli altri. E no, non è il tiro. Va bene, quindi siete voi tre gestiti. Quanta gente era rimasta? Tu avevi colpito dove c'era un po' di gente, ma ancora Simone, quattro, girati. Ancora quattro guardie erano praticamente in tonso. Faccio giù dalla mia nave! E provo a sono vicino al bordo o sono tutte al centro? No, si sì, sono vicino al bordo. Si sono allontanate dal centro perché dove hai sparato la cannonata. Quindi sono vicino a me. Alcune sì, alcune sono dall'altro lato della nave. Due sono dal tuo lato, due sono dall'altro. Ok, allora io provo con una manovra abile a mettermi di schiena verso l'interno della nave per tenere i due davanti. Sfidare il pericolo. Mi sposto e poi do una scuda da lungo e buttarlo di sotto. Giù dalla mia nave! Cane! 25. 28. Madonna! E lo spingo di vedete un tizio io vedo uno che precipita giù dalla nave. E all'altro gli faccio: il tuo amico ti cerca, uno degli attacchi che deve fare shove. Penso che sia già pieno. Che mi ricorda molto le cose della gente. Adesso arrivo io. Per spingere, adesso non abbiamo mai usato in 20 puntate. C'è il tiro per colpire e poi la prova contrapposta o è subito la prova contrapposta? No, è subito la prova contrapposta. Vai! Il primo attacco lo butto giù, 24. Sì, lo butti giù perché questo non era pronto, anzi stava guardando il suo amico. Sta guardando il suo amico che è andato giù. L'altro pezzettino di movimento, mi scordo perché si stanno precipitando, perché arrivo ora lo stanno guardando. No, stanno precipitando. Mi giro, c'è qualcun altro? E i due dall'altro lato della nave. La nave è larga, quindi... Sono sul bordo? Sono gli altri sul due. Bordo dall'altro lato. Ok, io sto arrivando qua, scopo parlando. Passo di fianco, ne prendo uno per l'altro. Ancora un attacco, cioè, sì. Mentre lui passa di fianco a fare così, io intanto stavo mettendo la spalla, appoggiando un attimo lo scudo per prendere l'arco e tirare una freccia a uno dei due. La 16. Preso. Ma siamo ancora Roberto. Sì, 8 danni, 70 azioni. Ascolta, è il guerriero. Sono 8 danni. Non solo il guerriero, adesso è il guerriero con cunning action dell'anno. Sì. Quindi... ma già tanto adesso non saccio se la uso per buttare a terra, non posso usare la cunning action. Comunque ho fatto 8 danni, non penso che era preso la sprovvista o altro, quindi non ho fatto. Imo. E io provo a passare quello che... Io mi abbasso per evitare di farmi vedere, per evitare di farmi i colpi che vedo uscire dalla nave. E poi però riaffioro al bordo della nave e mentre arriva la freccia di Kevin, prendo il tizio e lo tiro di sotto. Okay. Nel frattempo la voce di Kevin dice... Imperatore Marco, destrezza per me ogni volta. Imperatore Marco, fai scendere la gente dalla mia nave. Io vado 5. Salto su. Cerca di prenderti lui mentre ti allontani. E fa 20. Per tirarmi su o buttarmi giù? No, per prenderti. Okay. Per tirarti giù. E prova contrapposta. Qua puoi usare la destrezza perché sei tu che ti difendi. Tu mi butti giù, poi mi lasci che Lucky? Erano due di dado. 20 di dado, yes. Lucky. Allora è una mossa di ninjutsu. Mi attacco con le gambe sul braccio. No, gli fa la 619. Io me lo sono immaginato di più come Kami che quando ti ribalta, però. Sì, ma tipo se sì, stereo, gli salta, cioè, mette le gambe e fa la scopa vola un po' così a vuoto perché non ci sono più sopra. Io mi sono attaccato per la colonna, ho cercato di tirarlo, ma lui si è trattenuto e allora
ho messo una mano sul parapetto della nave e mi sono buttato dall'altra parte per spingere. Lo sparo a cosa? C'è il mio turno? Voi due. Posso? No. No, che già perdiamo nel... Vai. Mentre fai tutto questo, prendo volo la scopa, sono giusto. Fratello, hai dimenticato qualcosa. Sono qua con te. Meniamoli! Io l'ho buttato giù, pizzo, ancora lì. No, l'ho buttato giù, ok. Prendi lui! Ti indico quell'altro che c'è. Sei anche accorto che sotto alla nave c'erano delle altre guardie che stanno prendendo delle armi da lancio per sparare. Sotto a terra? Ma quanta distanza, che distanza siamo? La nave è alta una... Quelli che abbiamo buttato giù sono andati. ...metri ed era a 5-6 metri da... Ah, ok, quindi possono addirittura sopravvivere quelli che hanno buttato giù. Ah, no. Io sono arrivato sulla nave. Comunque quasi 40 metri di bordo. Ok. Mi metto accanto al cannone. Vabbè, quanti cannoni ha? 4. 2 per là. Uno in indirizzo con i piedi. Ok, fuoco! Su cosa? Sulla folla sotto. Come la folla? Sì! La folla di guardie. La folla di guardie, era piena di guardie. No, siamo i ribelli veramente, cioè. Era pieno di guardie. Spazza via! Grande! Riesco a evitare la palla di fuoco? Tiro salvezza 4! Oh. Su 2-6, eh! 8 dadi da 6 di danno. Non puoi fare, ti vanno giù? No! Spegnimi, Frank, spegnimi! Vuoi dei dadi da 6, ce li hai? Quasi la media prendi. Sì, tiro 4 e non ti dico. Top, ti riprendi. Uno in fiamme si attacca all'amico e fa... Oh, guarda, spegni! Sono 26. Questa parte verrebbe cancellata, la condizione. Sì, ma fai conti. Verrebbe cancellata da one shot, che è un esatto. Dei che ascoltiamo e che vi consigliamo di ascoltare se parlate un po' di. 26. Se no scordate, se avete finito di tirare giù i marinai, puntate il cannone verso basso. Non prendiamo ordine da te. Prendi così. È la mia nave. E usa. Puntate che andranno in città e fate fuoco! Loro lanciano una... Quanti c'è sono per su? Sulla nave? Uno, quello a fianco a me. Ok. No, ci sono io. Sì, sì. Qua. Uno, quello a fianco a lui. Io guardo il tizio che è rimasto. Lo guardo malissimo e gli dico... Tu! Spegni l'albero maestro se non vuoi finire di sotto. E forse potrei uscirne vivo da qui. Da sotto intanto arriva una valangata di frecce verso voi due che siete da quella. Sì, sì, parapetto. Zio Salvezza o è Zio Bruno? No, bene. Di lei sono frecce. 20! Dai, smetta le frecce! Le Legolas! Su Jacopo, Dispari su... Dispari su Isai. Smetto le frecce. C'è Legolas di sotto, che sta filando. Smetto le frecce. Non abbiamo la tabella di critici. Ce l'abbiamo, ma è là in fondo. No, ce l'ho io, non c'è. No, no, ce l'ho stampata, è lì in fondo, non ti preoccupare. Allora io faccio il... Arros, porta tutte le buste che trovo. Porta tutte. Grazie. Allora, innanzitutto ho Evasion, ti faccio... Evasion. Evasion. È solo... Evasion. Ma ci aggiungi la profilia, lo fai. Un tiro per colpire, questo. No. Un tiro per colpire è normale. Ma con la Fienze di Bajon. Il salmo è per 2. Solo se ci mettiamo che stai facendo. Ok, io uso il mio key point e faccio. Prendo il. Cerchi di prendere la scusa. Io sono andato da 10, più il tuo livello. Due livelli, sì. Esatto. Da Monaco. 14 esatta. Sì. Posso così la prendo e non spendo nessun key point. Io posso rimanere che però non andranno le giuste, sono tanti. Abbiamo il cannone, abbiamo. Usiamo il cannone. Sì, tieni il key point. È tutto qua quello che sai fare, vero falso imperatore? Gli altri vicino mi lanciano altre frecce. 1, 2, 3, 5, 7, 4, la 17. Una 17 sì. La 16. No, ma tutti sei lui? Scusami, 16 sì. Ah, no, allora, no, anche me. Dai, no, 4 su 2, 4 su 2. Ah, ok. Grazie, quanto sono? 6 e 6, 12 e 3, 3, 18. Sono in range e mezzo. Ragazzi. La bomba, ecco. Eh? È lo snatch! Tira! 19.
17 e una cavalcata. Diciamo 17 sulla prima anche di dodge. Quindi di mezzo no, la prima. Di mezzi per prima perché era 11. 15, 5 e 7, 5, fa 12 e 6, fa 18. Dunque infatti, sono fatti così. Ma leggero, eh. 18 più i. Tu, imperatore, sei come te. Cacchio, se si riesce a governare questa barca. Come si fa ad andare in alto e in basso? Io non sono un marinaio. Ma non, è, non siamo in mare. Sono il capitano. Quello che è rimasto su vedete che è paralizzato dal terrore. Ti guarda proprio a me. Lo sbatti. Falli! Io vado dal tizio. Sbatti giù quella feccia. Lo prendo per il colletto. Mi faccio. Tu! Come si alza questa nave? Ti indica verso il vetro della nave, dove pare ci sia il castello. Spegni l'albero se non vuoi morire, non vuoi farci precipitare. Lo spingo verso l'andor maestro. E vado verso quello dove è indicato. Il castello. Ok, sì. E con azione bonus, faccio azione bonus da rogue dash, per correre dentro. Arrivi, in realtà lui ti ha indicato, ma vedi che c'è sia una porta per entrare che deve stare per salire su. Ok, io vado là, mi giro guardando. Sai che in genere il timone sta fuori, non sta dentro. Sì, ok, vado fuori. Guarda. Un casino quando piove. Vado su. Ma che ne regolanti possono andare sopra e cosa mi trovo davanti? Mi trovi davanti un timone e un set di altre leve che non hai mai visto, okay. Perché in genere il timone è timone. Il timone, guardandolo, immagino che sta andando da destra e a sinistra e basta. Quindi prendo una di quelle leve, secondo me, per andare in alto e in basso, visto che deve essere qualcosa di grosso o resistente. Quindi cerco una di quelle. Ce ne sono due, una a destra e una a sinistra. Le prendo tutte e due e le tiro tutte e due in basso. Ok, tira andando da 6, perché ti rendi conto mentre tiri che hanno diverse posizioni. Vuoi fermarti a metà o vai? Spargo tutto giù. Andiamo sulla luna! No, non adesso si punta e poi va. Ah, no, io. Top Gun! Facciamo una prova di Top Gun! Ah, vuoi fare il loop? Bello! Uno! Ah, mi hai detto che tiravi giù direttamente fino in fondo? Tiri giù fino in fondo e senti. Ovviamente io vado giù. Sono sei tacchi in realtà. Io tiro giù fino in fondo, se vedo che però già la terza si sta mettendo così, mi fermo. Ok, alla terza senti che sta scendendo proprio. Si sta come. Ma quest'anno. Allora la metto tutta al massimo, ne tiro solo giù una. Quella di sinistra. Sinistra. Fino a quel punto la tiro. Tengo a uno quella di destra e a tre quella di sinistra. Inizia ad alzarsi lentamente. Provo a vedere con la seconda mettendola 2 a 1, se aumenta la velocità o cambierà la sua. Ma è premuto la frizione. Intanto tocca qualcun altro perché hai già fatto. Action surge, devi fare. No. Io mi tiro indietro dal parapetto immediatamente. Cerco se c'è un qualcosa per spegnere l'altro. Cioè, avranno dei sistemi, ok che è una nave volante, però avranno dei sistemi di sicurezza. I fulmini, i sistemi di investigazione. C'è dell'acqua, tiro, c'è la fontana. Fulmini che colpiscono la nave. La nave, giù sotto c'è la fontana. Come disattivo il microfono? Se tiro su? No, non si disattiva il microfono. Io lo faccio così. Grazie. Vedi che ci sono delle porte che probabilmente okay. Servono a portare acqua da qualche posto. Non sai dove sia il posto, ma non ti interessa. Ok, provo a prendere la bomba e a sparare con. Cioè, a tirare una leva, immagino che sia leva. Spegni sta cosa! Vedi che. Tiri la leva, inizialmente non esce niente, rumore di tubature che non vengono usate da un po'. Poi esce un rivo, esce l'acqua! Inizia a spararsi fuori un getto d'acqua, fai una prova di forza per vedere se riesce a Io salvezza, prova! No, una prova di forza. No, 5. No, ci sono tutti. Era per non fare fatto. Una mano per fermo vicino. Dallo. Dallo anche. Io punto, cerco di puntarlo dove lui ha fatto più danni per spegnere l'incendio. Verso il centro della vita. E neanche sul tizio che lì bloccato ancora. Lo prendi in pieno, vedi che.
riesce a rimanere in piedi anche se non se l'aspettava. Si sposta dal getto, si rotola per terra. No, non picchiatemi, non uccidetemi. C'è un cilindro che ha preso metà, no? Io salgo sulla nave e guardo gli altri con gli occhi fuori, sempre proprio... Sì, gli occhi pieni da gatto sì, che sì, caccia. Esatto, chi è che c'è da uccidere? Quelli di sotto. Andiamo di sotto. Vai, ti seguiamo. Con la nave. Ti seguiamo con la nave. Io... La nave si sta alzando. Aspetta un attimo. Qua c'è il fratello. Appena si spegne il coso, io giro il getto dall'altra verso fuori. Congela l'acqua! Subito! Non posso pagarlo. No, ma sicura congela quello che c'è. Cioè, io voglio che fai il saviro, però a distanza. Ma sto guardando quello. Ah, la puoi congelare la cosa? Sì, sì, io posso congelare. Ma non fai danni. Ok, la congelo. Indirettamente. Dice che non ci puoi intrappolare persone. E io far danni. Ma se tu la congeli. I danni mi califai tu, non fai la gravità. Non fai danni da te, fai danni da schiacciamento. Congelo. Congelo, tanta roba. Ma quella è tanta roba. Allora, la lasciamo qua! E se lo prende Krubal? Ma no, ci portiamo via la nave! Ma se Krubal prende l'orologio sarà tutto inutile! Ma chi se ne frega, ce l'abbiamo noi l'orologio, non è la stiva! Ma cosa stai dicendo? Da quando? E dov'è? È giù! Ah, allora prendetelo e poi tornate su! Ma aspetta, io prima di scendere fare un pochino di piazza pulita ancora. La piazza pulita l'ha praticamente ormai fatta quasi tutta la grandine che è caduta sulle guardie, spaccando delle teste. Ho avuto delle chicche di grandine, però sono un po' bello. Io posso fare una prova per capire come funziona la nave? Sì, penso che stavo smanettando. La prova di utilizzare veicoli. Oggetti magici. Cioè, io mi sono ho la competenza. La competenza è l'intelligenza. 21 più 22 riesci a capire perfettamente quali sono e le allora idee. E allora vado di nuovo incredibile, vado in picchiata giù per poi fare tipo Harry Potter con la scopa, che la manovra crumba quella lì. Chi la nave sul bordo, no, voglio che arrivi, venite quasi a schiantarsi a terra e poi si rialzi tipo lasciando un solco nel terreno, no? Se inchini la nave già tocchi con la punta d'arco, la fate a una decina di metri da terra. E dov'è l'orologio? E non lo sappiamo. C'è un gruppo di persone, ne avete ucciso altri gruppi di persone in lontananza, carico con la nave a massima velocità, mi schiaccio più. Ne ha già distrutto uno che era andato a fare! Ma prima tocca a Oswald. Ma tanto il mio scopo è distruggere l'orologio, io guardo un artefatto, visto che sono comunque, cioè mettendoci sull'altezza della nave e la distanza siamo in e tu sei nato delle case. E tu senti, reggetevi forte. Esatto. Guardo se ci sono nelle zone adiacenti altri capannelli di guardia, perché anche lei deve essere funzionale sul mondo. Hai una prova di percezione? Questo vieni con lo spazio? No, cioè, tu c'hai l'incantesimo. Vai a individuare oggetti. Adesso è il momento di usarlo. Direi che funziona. È il momento di usarlo. Ok, lo che faccio locate object. Cioè, ce l'ha! Pura qualche volta. Forse ti ricordi come era, come mi ha fatto l'orologio di chi te l'ha fatto? No, perché sta spostando? Perché non riesco a guardare la messia, non c'ho molto spazio qui. Puoi intanto togliere il biglietto da visita di Fumble, che è bello però. Fumble. Un po' Fumble, biglietto da visita. Potete prendere i biglietti da visita. Senti che è a un centinaio di metri sotto di voi. Proprio sotto? Sotto. Terra. Sotto terra. E questo veicolo può scavare? È tuo, che ne so, era tuo, che ne so, era rimasto da me, non le ho mica fabbricato, gli ho chiesto di farne delle navi. Non penso. Un'altra volta mi hai chiesto di fare delle navi che poi non è servita. Sono queste. Sono state riadattate per volare. Però posso andare a schiacciare quei tizi là in fondo. Ma se ti passa, a me non cambia molto. Vai.
posso farvi scendere e riprendervi al volo. È molto più sensato tenerla in volo e scendere noi. Scendete allora. Andiamo. Dove? A prendere l'orologio. Andiamo a prendere l'orologio. Morta il falso orologio. Dio. Questo stava il plot point di questa faccia della trivella. Voi? Sì. Voi non glielo dite. Ma quanti sono vostri, dov'è, come ritenete giusto? Mi fai vicino a io. Tu non dirlo a tuo fratello chi sono, eh? Voglio dire. Come no? Lui era Oswulf. Chi? Lui! Non è, è sempre stato Oswulf. No, bene. Ma non è Baraka. No, 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 ne, ne parliamo dopo, dopo. Stai zitto. Ti rendi conto che adesso non ha più la pelle rossa. Lui non ha più le corna. Lui è il fratello, io prendo per il... Sei, come sei? Sei un kimono? Sì. Sei un kimono, sei un Dragon Ball, sei un kimono all'artista. Sì, sì. Fratello, dopo ne parliamo, ok? Dopo. Ma non, è lui, non è lui che ha ammazzato tutti. Spacchiamo il culo a tutti. È stato ingannato anche lui. Andiamo. Io faccio una manovra con la nave, mi dico andiamo, la giro di lato per farvi cadere di sotto. Tipo sale. Esatto. Sì, esatto. E poi la raddrizzo e mi alzo in volo circolando in alto. Guarda se trovi il Krubal! Oh, adesso. No, è sotto l'orologio. Vabbè, io... Mi... Sotto l'orologio. Aspetto che loro scendano, inclinando la nave, poi la raddrizzo e volo parecchio in alto. Andiamo giù. Con andiamo il tizio però. Oh, no. Dico, sistema l'albero! Gli saranno grandi bottini per te. Dove sono? Fai una prova di persona. Dove siamo? Chi c'è da uccidere? Io guardi. 10. Cosa guardi? Vedi che più o meno ti guarda ancora con terrore, ma va a sistemare un po' il... Com'è la situazione giù? Cioè c'è fuoco, metà roba che brucia, metà roba ghiacciata. Ci sono. Ma fuoco e ghiaccio. La cronaca di fuoco e ghiaccio sta facendo. Sotto vedi ci sono cadaveri e guardie come se piovesse. Come se piovesse, effettivamente. Alcuni bruciati, alcuni schiacciati dal ghiaccio, alcune case hanno preso fuoco. Davanti a voi c'è una strada che va verso il tetto del respiro. E vi trovate su una strada di pietre. È esattamente qui sotto? Sì. Ma l'unica cosa che sapevo scendesse in profondità è il tempo. I cavalli! Esatto, ma quelli vanno molto più sotto. Come facciamo ad andare giù? Dove so? Chi è che c'è da uccidere? Gli indico un po' il tempio. Teoricamente di là. Andiamo, fratello! Coda dritta! Coda dritta! Incamminate verso il tempio, all'ingresso del tempio invece le statue gigantesche di alcuni guerrieri che incorniciano l'ingresso. Sollevo la gamba di piccoli. Da dentro vedete che viene una mi stava partendo un plot point. Vai! No. Lì dentro vedete viene una luce rossastra. Entrate nel tempio. È un'unica gigantesca navata. In fondo vedete che c'è una statua di Oswulf con i soldati imperiali e sotto c'è un piccolo altare. Ci sono delle candele. Delle candele, ma soprattutto la luce rossa viene da dei cristalli rossi che si simbola. No, il problema è che con le candele do fuoco a tutti gli stendardi. Oh, piano, roba mia. E sbambate, signore. Fermo, Aimo. E sai che all'epoca riuscivano a ritrovare meglio. Inizia a dar fuoco agli stendardi con le candele. Sì. E vedi che a un certo punto le candele si spegnono. Non è che si spegnono. Sono lì. Immobili? Ma proprio la fiamma immobile? La fiamma immobile congela. Sapienza magica? Posso? Anche Kevin che è sulla nave, vedi il tizio che sta cercando di sistemare la nave, quindi non è completamente paralizzata. Posso vedere, visto l'effetto che ha a che fare con gli elementi, come mai si come in voce. Che non è sapienza mai, se non è sapienza del mia. Quanto ancora sulla mia? 7. Io 15, perché? Bastardi! Io faccio inclinare la nave di botte da una parte e poi dall'altra per farlo cadere a terra, non so sentire. La nave? Non gira? Mi rendi conto che prima, ma non hai sentito il
contraccolpo della nave che si è fermata. Inizio a tirare le rene. Time! Io prendo una, faccio le non si tira. Mi affaccio di sotto. Vedi che le fiamme che c'erano sotto sono qui. Sparano, no? Sparano una cannonata per tutti i sistemi. Cioè riesci anche a girare il pallino. Azione! Ecco, quel timone. Cosa succede? Fratello! So qualcosa? Se ci fosse il marinaio direbbe... Posso fare anche io senza magia? Ti sembra... Voodoo. È sicuramente voodoo. Ti sembra che sia un qualche tipo di invertigio che ha fatto una storia di tutto il tempo, ma non per voi. Per voi vi state muovendo e state parlando. No, 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 no. Sei stato tu. Fratello. Questa scusa è... Questa è senza magica. Fatto come per dirla come Kevin, questo è voodoo, brutto voodoo, brutto. Io prendo la birra di radice e provo a fare la misera al tizio paralizzato. Niente, io sfatto la spada, lo tocchiccio con la boccetta che sarà solo un po' umida della birra di radice. Niente, e provo ad andare a tutta la carriera. Tu, Osmuth, ti ricordi che un incantesimo simile ti pare centrarsi con l'orologio? Quindi forse qualcuno è arrivato a loro. Ma i tuoi ricordi sono un po' fallaci perché Nimo non è riuscito a completare la lettura del libro fino in fondo. Ma Krubal, quando l'avevo visto l'ultima volta? Sì. Ma quello sì. La matura di quella che aveva creata con voi. Locate object sul ramo di Cuba. Senti che ormai ha una sessantina di metri. Un po' spostato in là perché non siete più. Andiamo a trovare il più maestro. Posso? Sì, perfetto. Ho solo la disperazione delle vere. Io mi avvicino al tempio perché c'è qualcosa in scena. Cioè provo a muovere, cercare il vestimento. 19. No, vabbè, no, non è vero. 21. No. Cercando, vedi che quella statuona gigante di Osco così è proprio un passaggio segreto. Qua! Sì? Sì. Allora, questo me lo ricordo. Devi dirmelo prima che cercassi tutto l'altare. Sembrava così con me? Sto cercando di salvare il tessino tuo di culo, ok? Non è che se lui attiva la... Sai cosa vuol fare? Vuole ammazzarti prima di che tu nasca, ok? Sì. No, non ho capito, mi sembrava di aver capito abbastanza bene. Giù! Comincio a correre nel cunicolo che trovo. Andiamo, fratello. E mentre corro, lui mi lascia di qui. È bello che la scena è più o meno... Vai, Isaac, corri avanti! Io corro avanti, corro più forte che posso per arrivare. Corri retto laggiù. Corri Isabella laggiù. I tuoi oggetti, Simo, dove sono? Non hai un oggetto. È un monaco della mano vuota. Sì. È la tasca. È un posto di Krubal. È per questo che Krubal non ti caga. Esatto, non ho niente. I suoi insegnamenti. Io mi seguo stando dietro e parlando nel vuoto con il mondo. No, io vado. Io corro, mi corri tu. Perché? Ma tu sei il primo legge familiare. Ti ricordi bene dove tu l'hai sentita? Intanto io sono preparato con le gambe, sai quei pazzetti che mi scacciano con la schiena così, le mani. Con le gambe alla leva cercando di tirare la mia forza. Senti la voce che ti dice. È inutile che insisti. Sai, hai sistemato l'albero? Ha sistemato l'albero perché non è compito, non è così che tu hai. Chi sei? Vedi c'è un tizio con delle vesti chiaramente nuove. E la faccia l'hai vista qualche anno fa, poco prima che la tua nave venisse affondata. Chi è? Quello che aveva evitato il crack per Verloc. Verloc. Stavo cercando di sistemare la nave e mi avvicino. Cercando di spiegare, fare tipo. Fai una prova di percezione.
Quando non sei così male? No, io 18. Ti sembra semifattibile. Potremmo parlare di persona, invece questi trucchetti voodoo. Potremmo parlarne, punto. Io so cosa sta succedendo e mi sono decisamente stancato di tutto questo andare e venire dell'imperatore, dei popoli, dei draghi, del tempo, di tutto. Non ne posso veramente. Perché non ti devi dire che potresti fare almeno anche della tua vita? Plot point! Vai! In quel momento il mago vedi che gli crescono i capelli, si allungano. E la mamma in catena! Mi lascio qua e vado con la macchina e torno a Milano. La mamma in catena! Dai che lo sto andando bene! Uffa! Ma poi non c'è bisogno, lui è in moto. Se dice la mamma in catena, la utilizziamo. Ti leggerete dagli uno schiaffo. No, ma forse non era inquadrato manco, che ha sbattuto la mano sul tavolo, dicendo block point, come Vecchietti che già per la scoperta. No, e le vesti da mago logore piano cambiano e sembrano vengono scopre degli stivali lunghi su delle cosce ben fornite. No, è la dama in nero. L'abbiamo anche già vista. Sì. Ah, quindi sai, perché hai preso quell'aspetto orribile? Sei una bella donna, su via. Sì, mi piace essere vista troppo in giro. Poi, sai, tu non c'entri niente con quel tizio, però. Guarda. Quello che ho preso le apparenze, quel brutto stronzo. L'hai preso così? Le sembianze ormai sono. Prima non c'è, vabbè. Ma? E poi non vorrei farmi vedere troppo dagli esseri con cui stai girando, quelli scomodi. Ma è troppo tardi. Perché Krubal ha appena attivato l'orologio. E il fatto che noi non siamo stati bloccati dalla cosa è perché ha rubato a tutti uno dei nostri oggetti per farlo funzionare perché era rotto, ha preso i tuoi attrezzi da ladro, what? Alcuni pezzi del suo equipaggiamento dello zaino, perché non c'è niente. No, lui ha mezzo nunchaku. No, ha una catenella del nunchaku. Ha l'osso con mezza catena e manca l'altro osso. E lui... lo tira fuori... Poi, quindi tu non hai più quasi da ladro. Ne ho ancora uno. E la piuma di Pegaso. E a me ha preso la mazza del pirata. No, a te ha preso i denti dei suoi compagni. Tutta la sacchetta. Però Kruba è di sotto che ha attivato la cosa e sta dicendo: ma non dovrebbe funzionare così. E la dama in nero se ne rende conto che è stato attivato. Non ho un altro mazzo, guarda, come dire. Passiamo un attimo anche qui sotto. Voi correte in un funicolo, scendete parecchie scale. A te ricordano un po' le scale sotto l'albero di Temes. Infatti l'architetto è lo stesso. Quando trovo degli anfratti, delle piccole caverne, mi fermo per vedere se sono delle pozze. Ci sono degli autogrill lungo la strada. In una mondita, in un angolo. Ciao, che ha lasciato Kerrigan. Ciao, se c'è una moneta, io a buona memoria me la prendo. È una normale moneta d'argento. Arrivate in uno stanzone gigantesco dove vedete questo orologio grosso come l'orologio del Big Bang. E Krubal davanti che sta muovendo delle leve dicendo: no, non doveva funzionare così. Ciao, Krubal. Fermati! Perché? Non ha funzionato! Cosa stai facendo? Mi state muovendo ancora! Cosa dovevi io fare? Io sono ancora un drago! Non è tornato indietro il tempo come l'ultima volta! Come l'ultima? Quando è che l'hai andato indietro? Scusa! Un po' di volte! Non è mai andata a finire bene! Questa volta cercavo di cambiare le cose di nuovo! Ma a volte funziona meglio che altre! E stavolta mi manca evidentemente un pezzo di cui non mi ricordo! Però sono tutti i denti attaccati al sul quadrante. Fanno le... Il suo annunciato fanno le lancette. Esatto. Dietro che a scasso li sta usando per sistemare. Le leve, e la piuma di Pegaso è infilata tipo in uno degli ingranaggi che sta brillando di luce. Che diavolo hai fatto? Quello che gli ho detto di fare io. Fermi. Cosa gli hai detto di fare? Sei tornato.
Sei tornato tu? Beh... Non ti devo più dare una batta in testa? Anche no. C'è stato un piccolo contrattempo a un certo punto. Qui pro quo! Cosa è successo? È successo che un nostro amico... Vado. Ah, nostro. Ecco perché... Quello che ho ucciso. No, non l'hai ucciso. No, hai ucciso una che sembrava Alknos. Alknos in realtà adesso è l'imperatore. E uno dei cloni dell'imperatore è stato trasformato in Alknos perché gli piaceva vedersi. Il problema è che Alknos ha sempre avuto questa convinzione di dover forgiare gli eroi. Andiamo a fare del bene per il mondo. E ha esagerato un po' una volta. Ha rubato un libro che aveva trovato a Osulf. Il mio bel libretto. E ha deciso che, dato che Oslo stava prendendo una brutta piega... Ha deciso lui poi, Senta, senz'altro. Gli faceva il lavaggio del cervello. Sì. E lui sarebbe diventato il cattivo per far diventare Oslo l'eroe che sarebbe sempre dovuto essere. Oh, qualcosa del genere. Bellissima. Te l'ho detto che ci sarebbe. Sì, molto. È molto, Isel, lì che... Allora, lui è Oswulf, ma Oswulf è Alknos e Alknos è... Quando ti ho detto lui è Oswulf, io faccio un passo indietro. Non dirlo! Io voglio sapere solo una cosa. Dove sta chi deve uccidere? Ah! No, qui! E stavo anche cercando di riportare in vita. È per quello che, quando è morto Krivo, che vi ho detto, non è un grosso dramma. Riporto indietro il tempo e siamo qua. Cosa hai fatto? Io ti guardo. Perciò tu potresti mettere a posto tutto. Ma non puoi perché manca qualcosa nell'orologio. È la settima volta che ci provo. Plot point. La settima? No, maledetto, lo devo fare io. Cazzo, sarebbe anche bello se l'avevo. Sulla nave, in questo momento, esce dalla cabina Kruba. Che guarda la dama fa. Ancora tu qui! Poi tipo ti guarda una specie di orologio che ci ha attaccato sul polso e fa tipo: ah no, non è il momento giusto questo! Guarda tipo di sotto. Meglio che non mi incontro! E vedete va con chi? Si riapre la cabina e esce un altro Grubal, solo che adesso ha una meridiana tipo da polso, e fa: ma non ci dovremmo vedere noi! Guardando l'altro Grubal. Ma. La dama in nero intanto scompare. Per sicurezza. Lo guarda spaventatissimo e scompare. Io mi guardo tutti e due. Ah, tra l'altro uno di due è un coboldo. L'altro è un dragonborn. Ma cosa? Ma in faccia. Ma cosa? Ma compare una cabina blu. Anzi, tre cabine blu e facciamo Day of the Doctor e il Crew. Ma poi, intanto che tu dici male, altri loro stanno parlando, fa: devi tornare indietro tu! No, devi tornare indietro tu! Non ci possiamo... Stai lontano, non tocchiamoci, succederà un casino! Ce n'è un altro di sotto! Ma questa da citazione di Dottor Ruth è venuta in mente perché per mezz'ora abbiamo avuto un tizio con la borsa. No, questa mi è venuta in mente perché c'era Gruppa che smanettava sotto. Io ho pensato, ma se in realtà ci fosse riuscito a tornare indietro nel tempo, ma avesse creato dei casini. Sicuro. Ma una bella domanda, se avete un mal suggerirmi... Puoi anche pensarci. Intanto... Esce anche Krivo dalla cabina. Sì. No, ma altre persone. No, e se Krivo che dice? E se Krivo con l'orologio da panciotto fa: Krubi, ma abbiamo evitato ed è un coboldo. E sono due Krubi. No, c'è un ma molto chiaro. Quando si incrociano negli occhi, si guardano negli occhi i due coboldi. Ma tu non dovresti! No, ma non possiamo! C'è un momento di. Si sente proprio l'aria che si comprime all'interno. A tagliare la fabbrica dello spazio-tempo. La questione è che c'è ovviamente un paradosso temporale in corso in questo momento, che è il motivo per cui si è congelato il tempo in questo momento. Perché non funziona il problema? Il problema è che se questo paradosso non viene risolto, la sfera collasserà su se stessa e si porterà via tutto quello che c'è dentro. Plot point. La Madonna catena! Beh, oggi la puntata dura di meno, ma è giusto. Trovo. Olin. Io guardo Krubal e dico: tu dici che non funziona perché manca qualcosa? Evidentemente, se siamo ancora tutti qua. Manca il tuo sangue.
prendo il pugno e gli sferro un pugno fortissimo. Prendo il pugno. Sì, nel senso, se lo stacca, dai un pugno al razzo. Sarebbe una bellissima mossa radiale. Carico il pugno, gli do un pugno in faccia in modo tale che colpendolo il sangue, esatto, all'orologio, e in quel momento l'orologio inizia a ticchettare nella maniera giusta. Inizia a ticchettare, vediamo se è nella maniera sì, giusta o meno. Ma manto, ma e io ho il mio ma con manto, hai capito? È un incubo questo. Io sono abituato con Jacopo, sono abituato con Jacopo. È vero! Sono abituato con Jacopo. È un manto. Dateci 5 secondi. Sì, no, poi stiamo pensando la cosa. Cioè, nel senso di insomma, fare male. Possiamo giocare sopra. Sì, ecco. Cioè, no, perché succede qualcosa. Eravate di sopra. Sopra la nave. La nave. Ah, la nave. Ma. No, io sono lì. Senza parlare di qua. Tu cosa fai qua? Io dovresti essere qua. Questa volta è il turno mio. Era sbagliata. Aspetta, no, scusa. No, è giusto. Il turno è sbagliato. Ma vuol dire che uno dei due deve morire. O tu sei. Ma c'è la nave. Posso semplicemente usare di nuovo l'orologio e andarci. Ma l'hai attivato tu. E no, se no sarei di sotto. Ma l'ho attivata neanche io. Si apre la porta, c'è un altro turno che fa. Dobbiamo sistemare una cosa! Da dove vieni tu? Ce n'è uno, questo e poi perché c'è un Kreebug? Questo che esce di noi! Questo che esce è anzianissimo! Cioè ha tipo le scaglie che cominciano ad andare verso il bianco, un Dragon Ball proprio vecchio, rachitico. Grumpy, sei affascinantissimo, sale Pepe! Ecco, sì, vai dal sale Pepe! No! E tu sei piccolo, sei grande! Ok, ho bisogno di una conferma dal tavolo. Sì, vai. Quanto in vacca? Vacca, è il tuo turno, vai, vacca. Grossa? Vacca. Se non ci uccidi PG puoi farlo. Ma anche se uccidi PG. Anche se uccidi PG, dai, siamo vacca. Lì, vacca. Siamo lì. Cosa? Stanno là le tue mani. Non andate un nuovo PG, plot point. Vacca, mano. No, vai, aspetta, no, fermi. Iniziamo una nuova campagna. Fermi tutti. Non suggeriamo il vacca, diciamo, fai quello che faresti tu con il vacca. Mandalo in vacca. Allora, tu hai Israel ha tirato il pugno a Krubal e effettivamente il sangue serviva, però tecnicamente era una goccina di sangue. Israel è un po' brutale, ma è ultimamente. Soprattutto è Dragonborn. E il pugno ha fatto spruzzare parecchio sangue dal viso di Krubal sugli ingranaggi. E con l'aggiunta dei nuovi elementi, che non erano quelli originali, quindi funziona in maniera leggermente diversa, l'orologio comincia pian piano a ruotare, Aumentano, girano. Escono anche altri due Kreebug, però con l'orologio anche loro gliel'avrà dato il Krubal. Quello è mio! No, quello è mio! Rubi è mio! Quello è mio! Prendo gli altri davanti, io prendo tutti i lati di te! Io prendo quello sale e pepe! Che lo prende sotto braccio! E l'altro già sotto la nave! No, appare una faccia di drago vera, gigante, ed è la faccia di Sudor. No! Il vacca! È diventato drago, cioè... diventato drago! È mio! E la ruota continua ad andare, più aumentano questi. Il cielo, all'interno della zona del fermo tempo, non succede niente a parte l'aumento di coboldi. Però all'esterno il cielo cambia, viene giorno, notte. Cambia le costellazioni. Però aspetta, devo chiederlo a te perché sei sul mare. Questo è il mazzo. Succede qualcosa quando i due Kreebug prendono il Krubal sale pepe per un braccio, che sono di altre dimensioni, e iniziano a tirarsi, ma è mio! E poi si danno anche le botte sulle mani. Sì, succede che compaiono altri coboldi che ne erano scomparsi da un po'. Si strappa in due e ne nascono altri due. E vengono fuori altri cugini, perché è tutto quanto collegamento di sangue tra i grandi. E quindi ci sono miei! E quindi salta fuori Harry. Ok. E scudo. Poi se si toccano ancora, quando invece delle cose da fumetto che si toccano vengono fuori le lineette, le scintille. Comodità! C'è un cavallo da sotto che esatto! Comodità!
ce ne sono 10 di Ukrabal che stanno cantando, tutti una canzone diversa. Tutti sui piedi. Una cacofonia. Ok. Cercano di risultare più come la nave. Però che cominciano a piovere anche giù dalla nave perché non ci stanno più. Beh, c'è il Ukrabal drago che li sta prendendo un po' alla volta. E quando cade. Quando cade Ukrabal ci sono i cribù che si lanciano di sotto per prenderlo. Ah, la scala. Quindi poi scimmietto, vedete, ne esplodono altri. È presente scimmietti in Madagascar 2, no? Esatto, però toccandosi, essendo di universi diversi, iniziano a moltiplicarsi di nuovo. Un po' come in Harry Potter quando è nella stanza. Il trattesimo della gelatina. A un certo punto la sfera di tempo bloccata sul terreno all'interno della sfera di tempo bloccata si apre ed è un occhio gigantesco. Si apre, chi lo vede? Nessuno lo vede, lo si vede solo guardando dall'alto, cioè se in teoria quelli sulla nave guardassero in basso potrebbero intuirlo. Ah! Si apre, va ancora indietro, la terra trema e sei qua in alto. Ah! Si sveglia a quel punto. Bravo. Esatto. In cielo l'uovo si schiude e va a finita la campagna. Come si chiama? No. Si torna indietro. Tornando indietro ancora. Ah, proprio riaccoglie a un certo punto. Vedi quando... il mare di anime che fa. Le stelle esplodono per implodere. Ognuno qua sa fare il pezzo per fare nessuno. Ognuno qua cioè, le stelle esplodono per implodere con se stesse e c'è un altro Big Bang. Che però è al contrario stavolta. Viene riassorbito. C'è un teschio in fiamme gigantesco. Il mondo esatto. Inizia a cambiare. Esatto. A un certo punto si vede un occhio gigante che è tipo come luna che si allontana dalla Terra, che adesso invece è tipo mondo, non è più l'anello di Arbutan. Inizia ad esserci quest'occhio che si apre, che si allontana, con dietro si sente un suono di flauti, mentre i grandi antichi vengono riallontanati da grotte che stanno arrivando come Aranto, e si riallontana tornando ancora più indietro. Ok, però il punto iniziale e siamo, noi siamo salvi da tutto questo. Secondo me siamo nel tempio del maestro Miyagi che ci sta facendo la violenza. No, per me non ci posso mettere un altro mapa perché ve lo dico io qual è il punto finale. Il punto finale in cui tutto si ricondensa e dove noi ci ritroviamo. Stranamente ci ritroviamo. Sì, cioè creiamo un cataclisma e uccidiamo una quantità spaventosa di persone. È Arkham ed è il giorno in cui Green Arrow è nato. Cioè, lui sta nascendo, c'è la famiglia. Mi spiace, c'è un bambino che viene tirato fuori dalla madre. E ci casca solo. No, non ci casca. Lui apre gli occhi e quando apre gli occhi è tipo Neo Tokyo 3. C'è un'esplosione enorme di energia che annichilisce anche Grindel. Sì, chiaramente anche Grindel. Tutta la famiglia. Tu, ma non tutta la famiglia, tutta la città. Anzi, io scusa, farei proprio la poesia da fantasy. No, che bel bambino, è come chiamiamo? Francis. No, chiamiamolo come quel tizio che abbiamo letto in quel libro. Come si chiama? Grustir, grande, Grindel. Con me apre gli occhi. Ma è suo, ma c'è al cazzo dall'altra parte che sta dicendo anime, sono partito. Ma è difficile, stiamo riscrivendo la storia così un po'. Paradosso. E non potete neanche fare altre cose mentre io pensavo. No, in realtà sì. No, aspetta, devi considerare una cosa però nel mag, magari ti può aiutare per mandare a tua bimba. Tipo, iniziate a tirare le schede nuove. No, perché se non è cambiato niente nella sfera, quella del tempo, bloccato, ci sono ancora centinaia di compagni crimini e altri. Ed è il motivo per cui i coboldi c'erano sulle primeri. No, per cui in realtà i coboldi non c'erano nell'ambientazione originaria. In Cusinalia non c'erano. Adesso sì, però. Adesso sì. E tu mi dirai. Anche perché ci sono 100 Krug. Qualche Krug, dei Kerry. Io rimango un attimo. In questo momento, ma dopo questa esplosione gigantesca, la massa. Puoi cancellare tutto, se vuoi con questo. No, che ha raso al suolo la città. Si ricompatta, sai il controeffetto dell'esplosione, e su Cusimaglia la città originaria di Grindel, che era Arkham, è completamente
è completamente. Non c'è più H. Allora, non c'è e al suo posto c'è Temes. No, Memory. È al suo posto. Un pezzo di Memory. C'è un pezzo di Memory. Un pezzo di Memory che era dentro la sfera. Cosa gli ha fatto sopravvivere anche Rufus? No, Rufus era nella sfera.